Niente raga, siamo a Milano, tra poco andiamo alla fiera e ci dobbiamo cambiare qua a Milano, intanto che aspettiamo il treno e tutte quelle cose lì. Ok. Ci vediamo alla fiera, raga, vi aspettiamo tutti quanti. Ok raga, sono conciato malissimo, però vabbè, comunque sotto sono vestiti tutto il resto. Noi ci vediamo comunque, no? Adesso partiamo fra 18 minuti e ci vediamo lì. Tolgo gli occhiali tu. Però c'è un piccolo problema, io farò fatica a vedere senza occhiali. Niente, siamo sul treno e c'è il coso che mi ha lasciato il segno. Ci vediamo a Ro. È partito raga. Dov'è quella di... Cosa stai facendo? 130! Siete pronti ragazzi? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Sì, signor capitano! Oh! Non so se mi sentite raga, però comunque beh, mi sono sistemato all'ultimo momento, prima beh, comunque ci sono stato fermato un po' di volte, mi hanno chiesto un po' di foto. Raga, comunque ci vediamo anche l'anno prossimo e mi riconoscete, sono ancora lo stesso Kaneki, quindi se volete chiedermi le foto o altro io sono qui, quindi ci vediamo. Dopo mi sistemo per bene, solamente che mi sono sistemato perché mi stiamo iniziando a sudare un casino, raga. Niente, raga, io spero di beccare, diciamo, le foto che abbiamo fatto, le foto che mi hanno fatto, che mi hanno chiesto in giro per Instagram, così almeno faccio gli screen e dopo le caricherò sul canale. Aspetta, tra l'altro c'era un ragazzo che faceva già le foto per caricarle proprio sul canale, così, quindi mercoledì quando uscirà il video andrò a recuperare la mia foto se ci sarà. E quindi niente, farò catturare il momento e lo metterò nel mio video. Cioè proprio perfetto raga, proprio strafedele all'anime. Non ci so fare queste robe. Raga, venite, taglio i capelli. Oppure faccio la barba. Faccio le mie pose. Ci sta un casino. Ma i capelli di merda, figo, perché... Farti i capelli verdi. Con la non c'è quella bomba. È una storia lunga questa. Sledge. Io non vedo l'ora di andare a casa a farmi la barba. Che bella cosa che c'hai. Se le mangiate quelle buone, invidiosi, succhiatemi il cazzo, succhiatemi la patatina. Ok. Niente, adesso vado a fare la spesa. Vado a fare la spesa. La spesa. Ho combinato un casino col pollo oggi. Codio raga, quanto mi è mancato. Lo so, non va messa la felpa e la camicia e il paltò insieme, però io me ne frego e devo andare... Cazzo, ho dimenticato il portafoglio. Il punto è che questi pezzettoni non posso metterli nel video perché c'è la canzone, quindi copyright. Allora, mi sono appena spogliato, ho ancora gli occhiali tipo ok. Allora, ho fatto la spesa, ho preso queste, mi sono ricordato una cosa. Non abbiamo l'accendino, sono un coglio. Che poi voi non lo sapete, ma quando ero là io stavo pensando ancora, solamente che mi hanno dovuto cacciare perché era orario di chiusura. Ed è strano perché sono tipo le 6:30, ok? Hanno chiuso verso tipo le 6:45, 6:30. Questo è tutto quello che ho preso oggi e domani vado a prendere altra roba. E tipo ho speso... aspettate. Fate conto che tipo gli ho dato 100 e mi ha dato tipo
50, poi 10, 20, 1. Ok, 1 e 20, 1 e 30, 1 e 35. Perché questa stronza costa 15. 50 euro per 6 bottiglie d'acqua, delle candele, 2 pellicole, tra l'altro sacchetti isolanti, pellicola trasparente, un succo, un Gatorade e delle scaloppine di pollo. Stai scherzando? Io con 50 euro andavo all'Eurospin o l'LD e prendevo di più e in più uscivo fuori e sapevo tipo 5 nuove lingue. Anche se non ci sono mai andato all'Eurospin, ho preso sempre la stringa. Comunque ragazzi, il video delle domande sarà rimandato, si farà con questo, con del vino e con altro, mentre sto bastardo non partecipa perché uno è troppo dolce, a me e a Ivan le cose troppo dolci non piacciono, infatti avevamo un vino sanguinaccio dolcissimo, l'abbiamo buttato via. Quindi in questo, nell'episodio di stasera vedremo come fare le cose, le cotolette, limone, patatine fritte, ops, sbagliato cassetto, patatine fritte. Sarà una bella cena, lume di candela. No, in verità queste qua servono per profumare la stanza. Questo è buono, raga. Alla vaniglia. Dai, bastardo, metti fuoco. Dai, ma sei serio? Ma porco il dio. Oh. Comunque, non so voi, però io le ho prese le nuove galattine lì. Come cazzo si chiamano? Le galatine. Come si pronuncia? Con le lettere, raga, con le lettere. Perché bere l'ananas quando possiamo bere la ananassas allora ananassafat, eh? Comunque sì, l'ho preso perché la mia ragazza mi ha chiesto di berlo e no, non è vero, non ho una ragazza. Faccio schifo. Sono single. Sono brutalmente single e nessuno mi vuole. Allora, sono andato a fare la spesa, solamente che ho trovato solamente ho preso solamente gli accendini perché il coltello, la fila coltello, non li ho trovati. Quindi, già. Hey, io sono Johnny Bravo. Codio quanto sono lunghi però, raga. Sono assurdi. Sono un cazzo di pennello. Sì. Allora, quando sono ubriaco, se mi fate pensare cose tristi, finisce malissimo. Quando sono ubriaco e mi fate pensare cose felici, pure cantate o roba del genere, mi prende bene e finisce malissimo anche lì comunque. Quindi o mi sentite cantare o mi vedete tipo disperato che faccio mille cose, disfo mille cose, preparo, distruggo, cioè... Voi non potete capire quanto cazzo schizza quella carne, dio bestia, mi sono bruciato la fronte, cazzo, ero qui, qui, non so se vi rendete conto di quanta distanza c'è, ok? Prima tiriamo fuori che sta stronza, ma non ha più. Poi, essendo che c'è acqua dentro, raga, essendo che c'è acqua in questa carne del merda, questa stronza praticamente, adesso appena la metteremo lì dentro, schizzerà, squirterà. Come Dio comanda praticamente, raga. Squirterà come Dio comanda. E io vi farò vedere come. Mi asciugo per bene la manina. Metto il guantino. Prendo la forchetta. E mi preparo. Guardate che con la sinistra sono meno abile. Allora, raga, facciamo così. Pronti? 3 Cazzo, l'ho messo anche male, orca madonna. Ah, è morto, è per metà morto. 1 Dai, vai.
Guardate il contorno, ragazzi, si sta già facendo. Chiudi sta batteria di merda. Raga, guardate come si cucina bene, raga. Mmm, gnam gnam. Porco il dio.